Buonasera a tutti, io sono il dottor Max che vi parla dalla Tanzania. Io oggi sono a casa, mi trasferirò, andrò a Zanzibar il prossimo lunedì. Oggi sono arrivati due amici dall'Italia, una coppia. Li ho sistemati come al solito al Quipepeo Resort. E il tempo è piuttosto bello, finalmente la stagione delle piogge è finita. Oggi c'erano 29 gradi con umidità piuttosto bassa. Sempre ventilata questa zona qua, quindi si sta veramente bene. Io spero che il tempo regga. Rimarranno appunto fino a lunedì, sono venuti a fare la residenza anche loro. È la prima volta che faccio una residenza a una coppia, ma non credo che ci sia nessun tipo di problemi. Facciamo la solita procedura a domani e domani l'altro. Dopodiché lunedì, sabato e domenica rimarranno sul mare, andremo un po' in giro a Dar es Salaam. Dopodiché lunedì nel pomeriggio ritiriamo il passaporto, la cartina della residenza e poi partiamo per Zanzibar, dove fra l'altro loro rimarranno fino al 12 di agosto, quindi sono abbastanza pratici dell'Africa, sono stati per tanti anni in Kenya, anche credo in Somalia, quindi è già tutto molto più facile, no? Parlano bene l'inglese, insomma, effettivamente, quando uno viene qua in quelle condizioni lì, avendo già avuto un'esperienza, anche per me il lavoro è decisamente più facile. Allora, dunque, stasera ci sono sempre tante cosettine, no? Che mi vengono inviate, che postano sulla rete, eccetera, eccetera. Io ho una cosa che vi volevo casomai ecco, far notare che ci sono questa digitalizzazione. Qual è il problema più grosso che creerà? Il problema più grosso che creerà è quello a carico degli anziani. Perché voi immaginate una persona anziana che non ha nessuna dimestichezza col telefono, che non l'ha neanche mai usato, che non ha la minima dimestichezza col computer. Se deve cominciare a scaricare l'app, a utilizzare tutti questi sistemi digitali, sa, è una cosa. E questo mi è venuto in mente quando faccio questa riflessione, mi è venuto in mente a quello che ci aveva detto il dottor Day nel capitolo 1, no? Della trilogia, quando diceva che purtroppo molti anziani nel nuovo mondo che sarà disegnato e che seguirà le regole della giungla, così come l'animale arriva a fine ciclo di vita, e automaticamente o muore o viene cacciato e quindi viene poi, insomma, purtroppo, diciamo così, sacrificato in quel senso, va bene? La stessa cosa purtroppo succederà ai nostri anziani. Parlare ai nostri anziani mi viene un po' da ridere perché anch'io piano piano mi avvicino a quella soglia che si potrebbe considerare l'anzianità. Diciamo pure oggi si è allungata molto, siamo intorno ai 75 anni, no? Direi che poi siamo a pensione a 67, insomma, diciamo a 72-75 ci possiamo considerare anziani. E quindi io spero di vivere i prossimi 10 anni con una relativa tranquillità e poi succeda quello che succeda. Però effettivamente questo problema sussiste e questo problema è stato, come dicevo, affrontato dal dottor Day che dice: beh, a un certo punto che cosa bisognerà fare? Si organizzerà una bella festa. Perdonatemi se vi dico delle cose che non sono particolarmente esaltanti, anzi piuttosto difficili da digerire, però le ha dette lui e io ve le ricordo. Si organizzerà una bella festa per papà e mamma. Si ringrazieranno dell'ottimo lavoro che hanno fatto, no? Con noi, con i figli, la dedizione per la famiglia, eccetera, eccetera. E poi alla fine della festa gli si darà una pillolina. Ecco, voi dovete capire perché vi faccio questo discorso. Faccio questo discorso perché la mentalità e la logica che possiamo utilizzare noi comuni mortali non è la mentalità e la logica che utilizzano loro. Ora, chi sono loro? Io mi sono scartabellato un po' le mie cose e sono andato a rispolverare
un famoso libro che in Italia credo che sia quasi completamente sconosciuto. Ragazzi giovani che si dedicano a molto, no? hanno scritto libri su varie organizzazioni segrete, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Non hanno mai parlato di quelle importanti, lasciamo perdere, però non ha importanza. Ed è il libro che si intitola Il Comitato dei 300, scritto dal dottor John Kuhlman nel 91, pubblicato nel 91, ma lui parlava già prima di queste cose. A pagina 55 di questo libro, che è un libro di, diciamo, 400 pagine, l'ho scaricato ieri l'altro, si legge, ci sono tanti punti, no, che lui analizza. A pagina 155 si legge: almeno 4 miliardi di mangiatori inutili. Chi mi ha seguito si ricorderà questa espressione, no? Che ho già detto in passato ed è scritta anche nella trilogia, saranno eliminati entro il 2050 mediante guerre, epidemie, azione rapida e fame. Energia, cibo e acqua devono essere mantenuti a livello di sussistenza per la non elite, a partire dalle popolazioni bianche dell'Europa occidentale, del Nord America, e poi diffondendosi alle altre razze. La popolazione del Canada, dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti sarà decimata più rapidamente che in altri continenti, fino a quando la popolazione mondiale raggiungerà un livello gestibile di 1 miliardo, e di cui 500 milioni saranno costituiti da razze cinesi e giapponesi selezionate perché sono persone che sono state irrigimentate per secoli e che sono abituate ad obbedire alle autorità senza fare domande. Via, ho voluto dire questa cosettina qui. Ho scoperto poi anche un altro documento di cui avevo letto anche tanti anni fa, circa 10-12 anni fa, a New York, ed è in relazione ad una cosa, se ce la faccio a prepararla in maniera decente per sabato, però c'è un bel po' di lavoro da fare, magari l'accenno e poi ne parlerò più avanti. Allora, stasera dobbiamo comunque parlare di piano B, no? Piano B, piano C e mercoledì. Allora chiedo, c'è qualcuno che ha domande per caso? Se non ricordo che Marina mi chiedeva se qui ci sono scie chimiche. E la domanda che io ho dato è stata la seguente: io in 2 anni e mezzo non le ho praticamente mai viste, le ho viste 3 nello stesso giorno, nello stesso punto, tutte insieme, ero con un amico e con un'amica, e quindi abbiamo convenuti che erano sicuramente scie chimiche, però dopo quell'episodio lì non ne ho più viste neanche mezza, quindi non si può dire che siamo ancora in un regime come quello che avete voi purtroppo nel mondo occidentale, ma non è nemmeno paragonabile. Come al solito poi vi dico che qui ci vorranno ancora 10-15 anni. Stesso discorso per il 5G. Quando sono arrivato io avevano appena introdotto il 4G e quindi hanno dato adesso l'appalto, sembra, ai cinesi, che si sono ripromessi di farlo in 5-6 anni. Come vedete 5-6 anni sono tanti. Poi quando si parla di queste installazioni e queste torri non si parla certamente del villaggio dove vivo io, si parla delle grandi città, e la Tanzania è 3,5 volte l'Italia quasi, immaginate, c'è sempre la possibilità di vivere una vita decente, onesta e decente, venendo in un villaggio o trovando un appartamento, una casettina come quella che ho trovato io, quindi venendo qua praticamente si guadagnano dai 10 ai 15 anni di vita. Dopodiché, questa è la mia filosofia, io cerco di arrivare nella forma psicofisica migliore ai 75 anni. Quando poi arrivo a 75 anni, sinceramente, io non posso aspettarmi più di tanto. Sono in buone condizioni, i miei nonni e le mie nonne sono tutti morti centenari, ma io spero veramente di morire prima. La vita è sacra, però solo l'idea che dovrò magari vivere 100 anni, qui sono anche solo, fra l'altro, almeno in questo momento, immaginatevi, mi viene il mal di testa. Ecco, allora, c'è qualcuno che ha domande? Se no io vado avanti con le cosettine che vi devo dire, però come sapete
a me piace rispondere alle vostre domande e io vi dico tutto quello che so, eh. Tutto quello che so, io ve lo dico. Posso? Prego. Cioè, una domanda magari troppo che può entrare troppo nel personale, però potrebbe interessare magari cioè, avendo credo ancora dei parenti in Italia, io suppongo che tu comunque non ritorni, non stai tornando in Italia neanche per brevi periodi. Giusto. No, per brevi periodi potevo venire anche magari per cose che mi interessano in Europa, vengo, non ci sono problemi, ma abitare sicuramente Non no. hai problemi. Però, com'è? Non hai problemi a ritornare? Ma in che Cioè, nel senso, senso, scusa? non hai timori che ti chiedano questo, quell'altro, tal permesso, la lascia passare, queste robe. No, finché c'è un regime di normalità, io sono italiano e almeno dal punto di vista così non mi possono fermare. Magari, non so, mi possono fermare, mi fate dire il nome, qualcuno che non è molto contento di quello che dico nei miei interventi. Questo può capitare, ma mi Ok. interessa abbastanza poco. Se capita, capita, se no lo stesso. Non è che Ma abbia paura, ok. capito, di venire per questa cosa qui. Anzi, vi dico che probabilmente non è inerente all'intervento di stasera, ne parlerò sopra. Probabilmente andrò a Monaco. Sono stato invitato da Ovesta per una cerimonia molto particolare. Devo aspettare l'ok da Walter Manca, che lui sarebbe andato, però c'ha un conflitto con una vacanza che è stata programmata nello stesso periodo. Adesso deve verificare se ce la fa. Se va anche lui, vado anch'io. Quindi mi sembra il 19, il 20. Ecco, per esempio, andrò credo a Monaco, no? Mi sembra insomma, l'incontro a Monaco, insomma, in Germania. E se no, non vado. No, no, io non ho assolutamente nessun timore. Se mi dici ci vengo volentieri, no. Se ci devo venire, ci vengo, no? Non c'è problema. E non credo che ci siano problemi alla dogana. C'ho un passaporto valido, non sono ricercato, non ho commesso nessun reato, assolutamente. Altre domande? Io se posso, Prego, Renato. volevo riprendere il discorso dei mangiatori inutili perché è da un bel po' che l'ho sentito nominare anche su Google facendo le ricerche. E allora si diceva che vogliono cominciare dall'Europa e dal Canada e No, quindi volevano cominciare dall'Europa. lasceranno Dall'Europa. Io vedo dall'Europa. il discorso Canada e Stati Uniti successivo, anche perché non possono permettersi di aprire troppi fronti tutti insieme. Però c'è anche da considerare che Klaus Schwab ci ha detto che quando poi inizieranno il processo di innovazione sarà velocissimo. C'è da considerare anche quello che ha detto lui, e che credo in questo caso ci abbia detto la verità. Quindi abbiamo Ma tempo fino. Prego, prego. ci vorrà il consenso delle nazioni perché il mio ragionamento è questo. Evidentemente non prenderanno in considerazione l'Africa perché è un paese di tutti i giovani, in quanto c'è una natalità altissima e anche perché non c'è la cura degli anziani dal punto di vista tecnico-sanitario come c'è in Europa. Quindi, non essendoci gli ospedali così specializzati, alcuni anziani, la maggior parte degli anziani muoiono, no? Di malattie. E quindi l'Africa verrà presa in considerazione dopo, ma mi chiedevo se ci vuole il se avranno bisogno del permesso del Presidente della Nazione, anche considerando il fatto che se noi italiani anziani andiamo in questi paesi dell'Africa, portiamo ricchezza e quindi il Presidente della Nazione si opporrà
all'eliminazione dei mangiatori inutili, perché noi, i cosiddetti mangiatori inutili, porteremo ricchezza nella Tanzania o in qualsiasi altro paese dove andremo. Non so se è giusto il mio ragionamento, se è stato capito. Sì, allora bisogna fare delle precisazioni, no? E questa è una cosa di cui ho parlato anche la scorsa settimana, sabato mi sembra, molto importante. Allora, ed è in relazione alla identità, Cioè chi siamo noi in relazione alla nostra nazione, Stato, che poi tutti gli Stati, per quello che mi riguarda, in una maniera o nell'altra, sono delle corporazioni. Il presidente della Tanzania, Mama Samia, non ha nessuna giurisprudenza su di me. Giurisprudenza, conosci la parola, cioè non ha nessuno, non può, se io non faccio reati, non mi può venire, io sono italiano, ho un visto di residenza accettato dall'immigrazione, sono un residente, straniero, ma regolare. Non ha nessuna giurisprudenza su di me. Allo stesso tempo, anche l'Italia non ha nessuna giurisprudenza su di me, perché io non vivo in Italia. Io vivo in Tanzania. Cosa vuole che mi faccia l'Italia? Non ho quasi più niente in Italia. C'ho ancora qualche cosa con mia mamma e mia sorella e mio fratello, ma che cosa vuoi che faccia? Se vuole sequestrare le proprietà, l'unico danno che mi può fare, mi blocca le proprietà, mi fa quelle cose lì. Ecco, quindi venire qua a te non ti devi preoccupare, sei in una botte di ferro, perché come ho spiegato sabato scorso, anche dal punto di vista della realizzazione del patrimonio che ognuno, piccolo o grande che sia, ha, lo realizzi nel momento in cui ti sposti fuori dall'Europa, probabilmente in Africa, ma puoi andare forse anche in Asia per certe circostanze, perché a quel punto l'Italia non ha più possibilità di fregartelo, perché te lo porti con te ed hai il diritto di portarlo con te, eh? Hai il diritto perché l'hai guadagnato, l'hai ereditato ed è un diritto legittimo che nessuno ti può, diciamo, levare. Te lo possono limitare, ma non te lo possono levare. Se sei sveglia a sufficienza, insomma, di fare le valigie e portarti tutto con te, vai in una nazione che non è la tua, e in un certo senso, in quel momento, mettiamo il caso tu venga qua in Tanzania, nel momento in cui arrivi qui, nel momento in cui arrivi, apri il conto corrente e trasferisci tutti i soldi qua, in quel momento lì e li trasformi e li cambi in moneta tanzaniana, ma anche se non li cambi è lo stesso, stessa cosa. In quel momento lì te possiedi veramente il patrimonio, solo in quel momento lì, non se sta in Italia. Questo perché è un fatto anche intuitivo e di logica. Quando te sei portato i soldi qua, chi è che dall'Italia ti può venire a dire lei ha preso dei soldi? Fra l'altro c'è anche non esiste un trattato sulla criminalità tra Italia e Tanzania, mi hanno detto. Quindi, in teoria, un delinquente italiano, no? Che c'ha uno spacciatore, che ti posso dire? Che ha tanti soldi, potrebbe venire qua e una volta che riesce a ottenere un visto qua, cioè regolare, ufficiale, deve stare qua legalmente, non illegalmente. Legalmente fa la vita che ti posso dire, del pascià, perché c'ha un sacco di soldi e nessuno lo può perseguire perché non possono, non c'è estradizione, non c'è ancora nessun trattato per cui arriva qua l'Interpol, arriva qua. Questo qui c'è, fra l'altro, sapete, la Tanzania probabilmente è anche sotto trust. Quindi non so nemmeno se l'Interpol potrebbe, in particolari, in casi eccezionali, potrebbe intervenire. Non lo so, questo bisogna formarsi, bisogna chiedere. Hai capito, Renata, quello che ho detto? Sì, ho capito, cioè l'Italia non ha più, l'Europa non avrà più nessuna giurisdizione su di me e No, quindi posso fare quello che voglio, insomma, è così, esatto. giusto? Esatto. Ma Poi si tratta poi. di capire o di valutare dove vuoi andare. Questo è un altro paio di maniche. Sì. Sì.
Sì, comunque ho capito, è chiaro, sì. Poi Come... oltretutto ho fatto apostillare l'atto di vendita della casa perché ho venduto casa l'anno scorso e quindi l'atto del notaio l'ho portato in procura, nella procura competente presso il tribunale e l'ho fatto apostillare, quindi nessuno può contestare il denaro che ho preso perché la Bene, provenienza è legale. benissimo, benissimo. Buonasera Max, ciao. Benissimo, allora, bene, vedete, questo qui è un aspetto che anch'io ho maturato cammin facendo, perché questa cosa non l'avevo mica, insomma, chiara nella mente come ce l'ho adesso. Magari 6 mesi fa, infatti, non ne ho mai parlato di questa cosa qui, ma effettivamente è così. È così, funziona così. Nel momento in cui te vendi tutto e vieni qua, te realizzi completamente il patrimonio. Sapete che anche il vescovo lì di Roma, chiamano Papa, il vescovo di Roma ha detto chiaramente che non, la proprietà privata può essere messa in discussione, certamente. Non, dov'è il problema? Ci sono anche dei video, andateli a vedere. Quando il Papa butta lì, questo Papa, diciamo, butta lì questa cosa. Si dovrebbero rizzare le orecchie, no? E accendere la lampadina. Nel capitolo 9 della trilogia, intitolato 91 di Vocco, perché ho rovesciato Covid-19, no? Perché sennò poi mi rompevano le scatole. E il nuovo ordine mondiale, c'è tutta la spiegazione di come funziona i vaccini. Io questo qui l'ho spiegato 3 anni fa, eh? E c'è anche un test che potete fare, credo che sia anche un test abbastanza semplice per quello che ho capito, dal quale sono tutti vaccinati, dal quale possono calcolare considerando il ciclo di vita dell'eritrocita, cioè del globulo rosso, è possibile calcolare eccolo qui, c'è un ciclo massimo di 10 anni dall'iniezione, quindi vuol dire dalla vaccinazione iniziale, alla fine del ciclo vuol dire la morte, sto leggendo, ed è estremamente facile da determinarsi, qualsiasi ematologo può vederlo in pochi secondi al microscopio, ancora più facilmente al microscopio elettronico. La percentuale di sangue colpito o contaminato da o con ossido di grafene, poi dovrebbe essere idrossido di grafene, ma è la stessa cosa, determina la reciprocità del calcolo di fine ciclo. In altre parole, un inoculato, come si chiama chiunque che si sia sottoposto con un deterioramento del 20% di ossido di grafene nel sangue, salvo altri criteri di input, vivrà per 8 anni, quindi 20% meno di 10, no? Di 8. Quelli con 70% di deterioramento dell'ossido di grafene non vivrà più di 3 anni, 70%. Il calcolo sarebbe anche abbastanza semplice. Fra l'altro, questa cosa che ho parlato io, e poi mi sembra che però non sia stata più ripresa in maniera, credo, abbastanza strana, perché questa qui è un'intervista del famoso dottor Cardan, che ci definisce mangiatori inutili. Credo di essere stato io il primo a parlarne, io e Montanari, anche se Montanari poi tagliò il discorso sul discorso massoneria, fece questo intervento, disse testuali parole, siccome è scritto anche nell'articolo, no, che l'articolo l'ha ripreso lui, era nel computer, poi l'ho inserito anch'io, ho deciso, è molto importante, ho deciso anch'io di inserire nella trilogia. Una settimana, 2 settimane prima ne aveva parlato anche lui. E il giornalista che intervista questo dottor Calderiano, a un certo punto gli fa questo dottore: ma Steven, no, no, non sei molto pratico di che cos'è la massoneria, vero? Perché gli chiede: ma com'è possibile tenere tutto segreto così, cioè che nessuno sa niente, non si parla? È chiaro che c'è il segreto massonico, c'è il giuramento, sotto giuramento, naturalmente, devo tenere la bocca chiusa. Dopo questo intervento qui, siccome Montanari, in maniera abbastanza ingenua, per la prima volta pronunciò
una parola che non poteva pronunciare, che è massoneria, perché quando sei massone te non puoi pronunciare la parola massoneria, se non in maniera molto molto generica, in un contesto molto particolare, magari in un libro, che sempre in maniera molto generica. È sparito 6 mesi dai canali alternativi. Eravamo a giugno, mi ricordo, maggio-giugno, è ricomparso nel novembre-settembre dello scorso anno, se vi ricordate. Ho messo in punizione. Pensate che stia scherzando? Era tutti i giorni intervistato sui canali alternativi. Improvvisamente, dopo questa intervista, è sparito. Altre domande? Lui è cavaliere di Malta, è templare. C'è anche il ciondolino dei cavalieri templari, lo vende come amuleto di portafortuna. Povero a noi. Scusa, l'altra volta avevi parlato di un medico che americano che era stato intervistato dalla CNN. Mi sembra sempre in questo argomento. Potresti ripetere il suo nome che è sfuggito? Dottor, te lo dico subito in un attimo. Aspetta, l'ho caricato anche qua. Mi sfugge anche a me il nome, adesso dico un secondo. Eccolo qui, il dottor. Fra l'altro, lui è musulmano. Stavo in contatto anche con Butter. Dottor Butter. Dottor Butter, grazie. Okay, stato in contatto anch'io, abbiamo scambiato un paio di mail, una cosa molto semplice quando ero a New York, ho chiesto un paio di cose, ho verificato un paio di cose, non lui, insomma la segreteria mi ha risposto. Sono stati in America, queste cose si fanno regolarmente, loro non mi conoscono, però gli scrivi e ti rispondono. Io ogni tanto contatto le persone che magari hanno detto una cosa che vorrei approfondire, no? Anche di queste che circolano tante volte, vengono postate su Facebook, e la gente non mi risponde. Ma dico, ma allora che l'hai postata a fare? Se poi quando qualcuno ti chiede un chiarimento non lo dai. Non è una cosa che non ha senso. Completamente schizofrenico. Vabbè, altre domande? Andiamo avanti, su. Allora, vediamo un po' il discorso del resident sta andando avanti un pochino a fatica, perché Giacomo, mio amico, appunto ho comprato il terreno, è ufficialmente il proprietario, però c'è da fare il passaggio, in definitiva c'è da fare il passaggio di proprietà, e finché non fai il passaggio di proprietà non ti danno la licenza per costruire. Quindi adesso sto cercando di risolvere questo problema qui con il vecchio proprietario. Nel frattempo il mio avvocato si è andato per un certo periodo in Europa, e quindi diciamo quello che voglio dire è che purtroppo qui è tutto pole pole, no? È tutto calmo, non si può fare le cose di fretta qua, lo dico subito, anche quando si comprano delle cose bisogna avere pazienza, loro hanno i loro tempi, l'importante è non sprecare soldi inutili, buttandoli via, e poi quando si fanno le cose cercare di farle al meglio, però bisogna sempre entrare, soprattutto per chi poi viene e può comprare un terreno o può far costruire qualcosa, si può fare, però bisogna entrare in questo ordine di idee qua. Vediamo un pochino altre cose, dunque vediamo un po', dunque stasera, se volete, ho fatto una mezz'oretta. Vediamo un pochino, parte rivoluzione industriale, ecco, dove andate a finire qua? Va bene.
avete altre domande per caso? Vi ricordo una cosa alla quale tengo molto, che in relazione un pochino anche a tutto il mio lavoro, no? E anche alla ragione per la quale forse molti di noi, me per primo, per tanti anni, insomma, abbiamo subito un grandissimo lavaggio del cervello senza nemmeno rendercene conto. Lo sapete perché? La ragione principale risiede nei simboli. I simboli sono un codice, rappresentano un codice come tante altre cose che io presento nella teologia, e è come pretendere di leggere il giapponese senza conoscerlo. Uno potrebbe dire sì, ma io posso vivere anche senza leggere il giapponese. Beh, in questo caso non è che sia proprio così la risposta, perché se non si conoscono i simboli, la simbologia e poi un po' di numerologia, di Kabbalah, di Cypher, sono altri simboli che usano, insomma, certi ambienti. E poi dopo, naturalmente, non abbiamo un'osservazione attenta e acuta che ci permette di collegare le cose, no? Perché è evidente che c'è un'informazione per le persone comuni, cioè per noi umani, diciamo così, e c'è invece una comunicazione per gli alti livelli riservata al, chiamiamolo così, il Comitato dei 300. Il Comitato dei 300, come vi ho detto, sarebbe stato un capitolo del nuovo libro sulla trilogia, perché io ho materiale per scrivere un'altra trilogia a New York, ma me ne guardo bene, e in questa lista dei 300 di cui parlò il dottor Coleman tanti anni fa, ci sono naturalmente tutti i personaggi, soprattutto della nobiltà e delle famiglie più importanti al mondo. Sono loro che decidono poi in definitiva, no? Le sorti. E loro, io credo, ma ci potrebbe essere l'eccezione, no? L'eccezione è quella sempre che conferma la regola. A mio avviso loro sono tutti iniziati. Anzi, non solo sono iniziati, ma sono iniziati più volte. Cioè, possono essere iniziati al rito scozzese, al rito al rito dei Cavalieri Templari, quindi dell'Ordine Cavalieri di Malta, e sentite bene, possono essere anche dei gesuiti. Ora, vi posso fare i nomi perché tanto è inutile farci i nomi. Vi potete immaginare, al top, sono quasi tutti così. Allora, un signore che si chiama Manny P. Hall ci ha detto diversi anni fa, di cui non conoscete niente in Italia perché non ha mai parlato nessuno, uno degli intellettuali più famosi del secolo scorso, ovviamente massone, ovviamente una persona che è a livello intellettuale possiamo paragonare a Nikola Tesla, siamo su quel livello lì. Ha detto: quando la razza umana imparerà a leggere il linguaggio dei simboli, un grande velo cadrà dagli occhi degli uomini. Allora sapranno la verità e più di essa, e capiranno che sin dall'inizio la verità non è mai stata svelata, ma conservata da un piccolo gruppo, poi più esteso di soggetti, messi insieme da signori dell'alba come ministri dei bisogni delle creature umane, che lottano per riconquistare la consapevolezza della divinità. Ora, sembra un discorso anche abbastanza complicato, però la verità, voglio dire questo, no? La verità a noi non ce l'hanno mai detta, perché la verità viene veicolata anche attraverso i simboli. Quindi loro non hanno nessun obbligo nei nostri confronti, perché noi non conosciamo il codice, possono dirci tutto quello che vogliono. E anzi,
ci mentono apposta perché lavorano sul discorso della consonanza e dissonanza cognitiva. Più ci mentono e più noi entriamo in confusione, no? Con una crisi dietro l'altra, creo una crisi dietro l'altra, perché a livello mentale uno non riesce a mantenere, talmente stressante che uno non riesce a gestire tutte queste cose, e che cosa fa? Il soggetto sta davanti sistematicamente alla televisione, ascoltando tutte queste bugie, tutte queste falsità che ci raccontano, guarda film in cui, se non ammazzano 750 persone alla volta, un film non si fa ad Hollywood, e digeriscono tutto. Qualsiasi cosa li fai vedere, la digeriscono. Sono in questo caso dei mangiatori inutili, come vedete. Anche in questo caso ho utilizzato una battuta. Non si riesce a percepire il pericolo, proprio perché ormai il pericolo c'è tutti i giorni. No, il pericolo c'è tutti i giorni. È come la famosa rappresentazione Aspettando Godot, sapete, no? Quella lì, come si chiama? Aspetta Godot, arriva Godot, sto Godot non arriva mai. E qui c'è sempre una situazione di stress continuo, per cui le persone, anziché rispondere magari documentandosi, andando su internet, facendo anche molto di quelle cose che molti di voi fate, e chiude il rubinetto, no? E non fa niente. Dici, tanto io non posso cambiare niente, cosa vuoi che faccia? Questa è proprio l'attitudine sbagliata. Bisogna riuscire ad essere, ad avere l'atteggiamento giusto, che io chiamo assertivo, essere assertivi. Andatevi a vedere cosa vuol dire, è un concetto molto chiaro, e infatti questo termine, che è abbastanza conosciuto, perché io l'ho acquisito facendo dei corsi di formazione, di quelli che ho fatto, non me lo so, con un libro che ho letto, non me lo sono inventato, è fondamentale per riuscire ad acquisire l'atteggiamento giusto, quello stesso atteggiamento giusto che io richiedo a coloro che vengono qua. L'atteggiamento giusto è quello per cui voi siete qua e mi ascoltate. Avete sicuramente tante altre cose da fare. Eppure ci sono persone che hanno già preso l'appuntamento, gli ho ricordato di seguire me, di seguirmi un pochino di più nei miei interventi, di vedere, insomma, tutto. Io solo su consulenza oro ho fatto più di 45 interventi. Solo sul piano B ho fatto più di 30, forse 35 interventi. Addirittura se ci metto quelli che ho fatto a New York, sono più di 50-60. Io ho già detto tutto quello che in un certo senso c'è da sapere. È anche una forma di rispetto, è anche quello che dicevo, avere l'atteggiamento giusto anche di umiltà, in maniera tale che poi quando venite qui, per me è anche tutto più semplice, cioè diventa proprio una cosa poi piacevole, perché, come dicono gli americani, siamo sulla stessa tavola, no? We are on the same page, cioè sulla stessa pagina, scusate. E quindi ci si intende di più in quello che si deve fare. È già capitato in passato con due o tre amici che mi sono venuti, che io come faccio? Pensavo che mi conoscessero, e invece non mi conoscevano come autore. Allora capite che un discorso è conoscermi un pochino come autore, un discorso è venire qua a fare una settimana investigativa con uno che non so assolutamente chi è. Ecco. Quindi l'atteggiamento è, a mio avviso, una delle cose più importanti che serve per anche campare bene. L'atteggiamento assertivo è quella che poi si potrebbe chiamare anche attitudine, no? Ecco. Va bene, avete per caso delle domande? Altre domande? Elena, buonasera, scusa, non ti avevo visto. Eccoci qua. Sto parlando un pochino della Tanzania, dell'atteggiamento. Buonasera. Guarda, veramente io preferisco ascoltare
sto focalizzando, Massimo, sto cercando di focalizzare sempre di più gli accadimenti, anche allora, quotidiani. Ho appena fatto un commento che ti interessa particolarmente, no? Ora non voglio parlare di cose personali, però Elena mi verrà a trovare con la figlia a settembre e ho appena detto, Elena, che naturalmente più ascoltate i miei interventi, più mi seguite e naturalmente sarà più facile la visita che poi fate. Ecco, quindi certo. Ho fatto tantissimi interventi in passato, perché magari quando non avete niente da fare, insomma, le ascoltate più possibile, naturalmente. È un lavoro di preparazione che dovete fare con voi stessi, non lo dovete fare per me, lo dovete fare per voi stessi, perché bene o male investite del tempo, investite dei soldi, e quando si fa una cosa bisogna cercare di farla nella maniera giusta. Certo, certo. C'è qualcuno che ha domande? Un'altra cosa che vi devo dire è questa. Parlavo con un amico un po' di tempo fa, uno di quelli che deve venire, e mi ha detto, senti Massimo, io ho la mia metodologia, abbi pazienza, come dire, fammi seguire la mia metodologia. E io l'avevo già ricordato un paio di volte quello che vi ho appena detto, cioè di dedicarsi un pochino, di dedicare un pochino di più attenzione agli interventi che facevo. Lui, in questo caso, non mi ha dimostrato una grande attitudine. Allora state attenti, perché se lui, io vedo che lui non fa minimamente quello che deve fare, poi io dopo non ce lo porto mica qua. So se mi spiego. Perché sono io che decido e vi do fiducia, soprattutto quando dovete venire a fare la residenza, e non viceversa. Cioè, non voglio essere arrogante, per carità di Dio, però io mi devo premunire, cioè io se vedo che il soggetto ha delle caratteristiche giuste per venire e integrarsi bene, l'aiuto e non ci sono problemi, però atteggiamenti un po' a superuomo o comunque sia un po' snob a super donna, qui siamo in Africa, qui bisogna vivere alla giornata. Chiedetela a Franco è ancora in linea, no? Franco, fai l'intervento te su quello che ho appena detto, via. Fai un commento te. Sì. Ti dispiace? No, praticamente le persone quando vengono qua, se non hanno seguito alcuni dei tuoi interventi, si aspettano di trovare simile ai comfort europei. In realtà, come dici tu, siamo in Africa e ti devi adattare. Se non hai un minimo di spirito di adattamento, campi una settimana, 15 giorni, tanto per farti la vacanza, ma dopo finisce lì. Ti ringrazio Franco. Poi un altro problema sollevato da questo signore, io l'ho detto sinceramente, no? Lui mi ha detto, mi voglio documentare, l'ho messo in contatto anche con il console onorario, eccetera, eccetera. Stefano è stato cortese, gli ha risposto e mi fa, io mi voglio documentare e va bene. Ora, il problema qual è? Anch'io voglio che voi vi documentiate, però il problema è il seguente. Io ho qui davanti a me l'elenco della libertà di informazione, no? Sui giornali, e l'Italia è al 69esimo posto, dopo il Bahrain e prima di Vanuatu, sarà credo se francese, Vanuatu. Al 69esimo posto, tra l'altro è anche un bel numerino, Va bene, a parte le battute, ecco, questo è quello che succede con la Tanzania. La stragrande maggioranza delle informazioni che trovate in rete o sono false o sono inesatte. Quindi informarsi è soltanto da altre fonti. È un'operazione che dovete fare, poi magari le cose verificatele con me però, perché c'è ancora l'amico Morris che sul suo sito dice che per venire in Tanzania ci vuole il vaccino per la febbre gialla, che è la cosa più stupida che si può mettere. Gliel'ho fatto notare 6 mesi, un anno fa, è ancora lì.
si lavora così al giorno d'oggi. Ora, per carità di Dio, ma concesso 3 interviste e devo avere rispetto. Però, vedete come succede. Oddio, ci si conosce, ti dico di rimuoverla, non serve niente, perché devi dare una disinformazione? Scusa Massimo, penso che lui non tolga questa informazione perché gioca a suo favore. Tutto bravo, qua. Io questo non lo volevo dire, non lo volevo dire, l'hai detto te. Bene? Ecco, sì, probabilmente è quella. Va bene, vi leggo un'altra massima che mi è piaciuta abbastanza, che ho trovato su Facebook, che dice: sai, so fare una magia bellissima. Io dico alle persone quello che penso davvero e loro spariscono. Funziona sempre. È un po' così, però purtroppo è vera. Allora, vediamo un po'. Via. Allora, abbiamo fatto una 50ina di minuti. Se non ci sono altre domande, stasera possiamo chiudere qua, no? Duilio, buonasera. Siamo in chiusura. Hai per caso qualche domanda, Duilio? Ciao, buonasera a tutti, un abbraccio a tutti. Non ho seguito il filo del discorso e quindi qualsiasi domanda magari inopportuna, ecco. No, non ti preoccupare, che se è una domanda di altro tipo ci sono problemi. Dai, siamo in chiusura, se ce l'hai, se no lo stesso. La domanda sempre la mia solita. Ma tutto quest'oro cosa se ne fanno adesso che è 50 anni che hanno anche le centrali atomiche e che cosa, la macchina di Majorana e tutto quanto? Sono proprio assetati di questo oro, così un accenno se vuoi. Intanto una buona allora, serata, ciao. Grazie Giulio. Un altro capitolo sarebbe stato dedicato alla macchina di Majorana. Ora, chi è che conosce la macchina di Majorana tra voi? C'è qualcuno che lo conosce? Ne ha mai sentito parlare? Sì. Io ne ho sentito parlare. Io ho visto un video di un ragazzo che ha tentato anche di riprodurla. Sì, infatti. C'è qualcun altro che la conosce? Io ho seguito la vicenda molto, abbastanza approfonditamente, ecco, insomma, sì, ecco, conosco. Sì. Poi in questo intervento qui d'altronde ho iniziato a fare il lavoro sul nuovo ordine mondiale, non è inerente in un certo senso e quindi l'ho accantonata. Sicuramente, siccome l'abbiamo menzionata, no, Duilio, quando menzioniamo una cosa è giusto spiegarla un attimino. Majorana è stato un grande fisico teorico degli anni 20 e 30 e a un certo punto è sparito e poi sembra che sia lui l'ideatore di questa macchina che ha 4-5 funzioni principali, tra cui quella di smaterializzare la materia, di ringiovanire l'organismo, di creare attraverso un trasporto di elettroni, no? dalla materia all'altra. Io l'ho detto anche sabato questa cosa qui, trasformare un pezzo di plastica o qualsiasi un sasso, qualsiasi cosa in oro. Naturalmente c'è tutta la storia affascinante, bellissima, secondo me, non so se è vera, ma non mi meraviglierei lo fosse, che voi potete trovare su internet, stasera non c'è tempo per parlarne, però vi accenno ad un argomento altrettanto interessante di cui parlerò appunto sabato, se ce la faccio. Siccome hai parlato di quantità di oro, no, Duilio, che abbiamo visto nello scorso intervento, ho fatto diversi interventi dicendo che probabilmente l'oro si può creare anche in una centrale nucleare e che c'è sicuramente la tecnologia oggi per farlo, perché lo facevano già negli anni 20 e 30 e quindi confermato poi da 8 anni nel 53, e ormai dopo 70 anni ha voglia d'oro. Oltre a tutto l'oro che possono avere in questo momento, di cui non si dice perché sennò magari crollerebbe il prezzo dell'oro, sapete quando non si devono dire queste cose, no? Magari appunto ce n'hanno migliaia di metri cubi, però non dicono niente. Per salvaguardare anche il prezzo dell'oro.
ho scoperto un documento molto importante che gira da tanti anni in rete, di cui hanno parlato anche tanti autori. Esisterebbe nelle Filippine una quantità di oro equivalente, ascoltate bene, a 431 quadrilioni di dollari. Ripeto, 431 quadrilioni di dollari, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 per 1, 2, 3, 4, 5, insomma, è 431 con 15 zeri. Questo oro è un oro che è stato depositato nel corso dei secoli da tutte le nazioni asiatiche nelle Filippine, perché le Filippine erano considerate all'epoca, come immagino, da un lato un porto franco, no? Quello che si potrebbe oggi chiamare, e dall'altro un posto altamente spirituale. E vi ho ricordato più volte l'importanza spirituale dell'oro che ha per l'elite. Quindi di oro, arriva al punto, ce n'è a sufficienza per creare qualsiasi moneta, anche moneta fiat, e legarla all'oro. Legarla all'oro, cioè ritornare già in questo momento, ritornare al gold standard. Ecco, io auspico e spero, e ne ho già parlato nei prossimi interventi, che tanto la moneta digitale la faranno di sicuro. Il problema più grosso che hanno è quella di dire, se ricrea un'altra moneta digitale che creano pigiando un tasto, oppure se la creano con la garanzia dell'oro come era prima. Perché come vedete ora, in una maniera o nell'altra, tutto questo oro qui è stato stoccato nelle varie banche. In Italia è stato stoccato alla Banca d'Italia, alla Banca Commerciale, mi sembra al Banco di Roma, alle banche principali, alla Banca San Paolo. Poi all'epoca avevano anche nomi un po' diversi, perché questa qui è stata fatta nel 1961, questa operazione. Immaginate, 1967, scusate, l'anno in cui è stato assassinato John Kennedy. Ovviamente cancellerebbero automaticamente tutti i debiti pubblici degli stati, cioè il debito pubblico non ha più nessun senso, perché è stato disposto da questo gruppo, ogni nazione ha una certa quantità di oro. Ma l'oro disposto non si parla di decine di chili o di centinaia di chili, si parla di migliaia di chili, migliaia, 7.000 chili d'oro, 700.000 chili d'oro, una cosa incredibile. Quindi purtroppo viviamo in un mondo in cui la maggior parte delle cose o sono false o non ce l'hanno dette nella maniera giusta. E quindi loro marciano sulla consonanza cognitiva, o comunque dissonanza cognitiva. Loro ci giocano molto su questa cosa qui, e noi dobbiamo essere sufficientemente preparati, no? Intellettualmente e proprio come educazione, per riuscire a, per quello che possiamo, dare il nostro contributo, quantomeno per evitare il disastro. Avete altre domande? No, volevo solo dirti che l'altra settimana su Telecroce, quello che appunto il programma dove vieni qualche volta invitato, c'era un tipo che parlava del nuovo ordine mondiale e che diceva appunto che la Cina, oltre che aver comprato tutto questo oro, è anche il maggior estrattore di oro del mondo, diceva lui. Se vuoi andare a vedere questo video, non mi ricordo a che minuto, circa metà, insomma, devi andare un po' a guardare. Ti ringrazio, Erika, ma questa è una notizia che so già, cioè si sa che la Cina è il più grosso estrattore di oro del mondo in questo momento. E lui diceva che appunto non serve niente avere oro, perché cascherà il prezzo in maniera pazzesca. Lui poverino, lasciamolo dire quello che vuole. No, ti ho pensato e volevo appunto se andavi ad ascoltare.
Io li lascio fare questi ragazzi qui, però non ho tempo di seguirli, anche perché poi dopo 5-10 minuti, quando li ascolto, mi monta nervoso e allora poi li blocco, perché dicono le cose. Ma avete idea di quanti libri c'è da leggere per avere un minimo di competenza in quello, negli interventi che si possono fare? Ora, un ragazzo può essere anche un ragazzo intelligente, quello che credo che ti pare, ma in Italia non avete nemmeno... Non avete nemmeno la conoscenza dell'inglese per andare a scaricare libri. Ci vuole un'organizzazione anche mentale, un'organizzazione che con tutto rispetto, questi ragazzi qui non hanno. Quindi io mi piace che facciano questi interventi perché denotano interesse, però io sinceramente non è che posso stare a sentire tutto quello che dicono. Quello che dicono, io ho scritto la trilogia, gira, magari qualcosa è anche lì, capito che ti voglio dire? Quindi va bene, benissimo, ben vengano tutti questi ragazzi di buona volontà, però state sempre attenti alle conclusioni che danno. Io non vi do mai delle conclusioni, mai. Io eventualmente vi faccio riflettere e vi dico come funzionano le cose grosso modo in economia, per esempio che quando il dollaro va su l'oro va giù, cioè regole di base così. Poi sta a voi tirare le conclusioni. Tutti quelli che vi vendono qualcosa al presente, cioè dire la storia è questa, quindi succederà questo, non ci state dietro, perché poi tante volte non vi forniscono nemmeno una fonte. Quali sono le fonti di questo ragazzo, Erika? Io ti segnalavo perché il programma che tu appunto citi sempre, e siccome fa di solito ci sono interventi molto belli, te lo segnalavo perché questo mi ha stupito con questa frase. Sì, ascolta, ho capito, ti ringrazio. Ti faccio questa domanda, no? Come non ho voglia adesso di andare. Non ha citato fonti. Allora, chi non cita le fonti non ha nessuna attendibilità. Lui andava bene l'intervento che faceva se diceva: guarda, sono d'accordo con quello che dice questo autore che ha detto questo e questo. È una conclusione sua. E io volevo solo segnalarti, non volevo sì, fare una discussione. Ma ho capito, Erika, ma io sto facendo, come posso dire, sto cercando di, per quello che mi è possibile, di farvi capire la differenza fra uno che fa ricerca e uno che parla in pubblico, che sono due cose completamente diverse. Avete capito quello che intendo dire io? Sono due animali completamente diversi. Purtroppo la maggior parte di coloro che parlano in pubblico sono del secondo gruppo e non del primo. Può fare una riflessione sulla mia risposta, prego, che mi hai dato prima, continuando, poi si finisce se... E appunto le quantità d'oro sono veramente tante, secondo le tue ricerche nella trilogia, anche dice che nell'Abyss ci sono talmente tante tonnellate d'oro da coprire il debito pubblico, insomma, più in quella delle Filippine che hai detto adesso, no? E in vista di una probabile depopolazione, la quantità d'oro pro capite, se si può dire così perché poi c'erano solo i ricchi, aumenterebbe, insomma, no? Se c'è meno gente. Quindi quest'oro devi approfondire, se vuoi, che cosa ne fanno, ecco, perché è veramente no. tanto, ecco, ho finito. E tanto Duilio, auguro buonasera Duilio. A tutti. Duilio, allora, secondo le volontà testamentarie di chi ha donato quest'oro, il 50% di questo patrimonio, che quella cifra che ti ho detto io era il valore al 1967. Andatevi a vedere il valore al chilogrammo, è capace, ora c'è 10 volte di più, fra l'altro. Ma quello che voglio dirvi è che l'oro ha un valore spirituale per loro, ha un valore energetico, spirituale, quindi il limite non esiste. Capisci quello che ti voglio dire? Il 50% di questo del patrimonio di questo oro doveva essere messo a disposizione principalmente per i filippini, creando infrastrutture, investendo in aziende, creando cose,
insomma, creando situazioni, migliorando la società, creando, per creare un paese moderno, e l'altro, una certa parte era comunque destinata a tutto il mondo, e invece purtroppo il 50% non è mai stato utilizzato, è stato tenuto lì, sembra che sia ancora tenuto lì, e ci sono le firme di tutti i presidenti all'epoca, tutti, andate a vedere, è incredibile, i presidenti, i primi ministri e tutte le più importanti organizzazioni mondiali, Banca Mondiale, BIS, Fondo Monetario Internazionale, un panel di giudici internazionali che hanno firmato, convalidato che questa è una procedura, cioè un documento ufficiale, che, una cosa incredibile. Chissà quanti ce n'è di questi documenti qui in giro, stanno venendo piano piano fuori perché qualcuno ogni tanto li mette in rete, poi quando sono in rete vengono veicolati, ma ho fatto fatica a trovarlo, e ci ho dovuto lavorare un'ora e mezzo perché non lo trovavo mica. Io ho questi 4-5 siti che uso, no, per scaricare i documenti, ma l'ho trovato in uno all'ultimo e per forza, vedete, perché poi negli altri li rimuovono tante volte, no? Vedete come succede? E quindi io sono veramente curioso di vedere quello che succederà nel prossimo futuro, soprattutto all'oro, ai metalli preziosi, e anche alle politiche, per esempio, che faranno i BRICS. Perché i BRICS è molto probabile, ritornando a quello che vi dicevo prima, che faranno la stessa moneta BRICS digitale, però la collegheranno all'oro, Questo è possibile che lo facciano, quantomeno come esperimento. Ma spero che lo facciano, perché sarebbe un bellissimo esperimento. Avete altre domande? Max, siamo in chiusura. Hai altre domande? Hai una domanda per caso? Quindi quando ascoltate degli interventi, ritornando al discorso che facevo prima con Erika, cercate di capire, ascoltate se chi interviene vi cita dei libri, vi cita degli autori, vi cita delle dichiarazioni, la persona minimamente autorevole deve lavorare in questa maniera qui, sempre, sempre. Se no non merita, scusatemi, non merita di essere ascoltato, perché è un altro interlocutore, come un comico, diciamo, un partito, e vi fa divertire, stessa cosa. Poi si può stare anche a sentire un comico che ci fa ridere, ma bisogna avere la consapevolezza che è un comico e che è lì solo per intrattenerci, no? Va bene, via, allora se non avete altre domande, vi ricordo in chiusura un articolo, un video di una ricercatore americana che si chiama Sasha Latipova, che mi sembra, se non l'ho fatto, lo carico sul canale così ve lo potete scaricare, che ha fatto un intervento parlando dei vaccini, no? Lei si occupa di analizzare e verificare gli standard di qualità, si chiamano, sulle vaccinazioni, ha scoperto delle anomalie e alla fine, utilizzando documenti che ha trovato su internet, ha fatto questa conferenza nella quale dice che i vaccini non sono stati prodotti per volontà delle case farmaceutiche. I vaccini sono stati prodotti da sostanzialmente militari che probabilmente lavorando col comitato dei 300, chiamateli illuminati, chiamateli come volete, hanno creato dei vaccini
che non rispettano gli standard di qualità, questo è un altro problema, e che quindi non dovrebbero essere messi in commercio. Vi faccio un commento come persona che, diciamo, grosso modo, ho un'idea su come sono i sistemi di produzione. Mi risulta che abbiano prodotto più di miliardi di vaccini, no? Quanti ne hanno prodotti? Ne hanno prodotti sicuramente più di 2 o 3 miliardi, forse di più. Avete un'idea di quanti anni ci vogliono a produrre tutti questi vaccini qui? Ecco, riflettete su questa cosa qui, perché forse ci vogliono circa 100 anni. Quindi, da dove vengono questi vaccini qui? E quando ne hanno iniziato la produzione? È un punto interrogativo, ma non lo è, perché sulla mia scrivania io ho il resoconto della 50ª Assemblea Mondiale della Sanità del 23 maggio del 2005, nel quale già si discuteva queste cose qui. Buonanotte, buona serata a tutti, alla prossima. Ricordo l'appuntamento di sabato con Consulenza Oro, vi dirò delle cose credo abbastanza interessanti, e l'appuntamento come sempre il mercoledì per il piano B e piano C alle 19. Buonanotte a tutti, grazie. Grazie. Ciao, grazie.